bene perché era mancato il risultato nelle ultime due partite. Oggi dovevamo riprendere il nostro cammino. L'unica cosa che contava era vincere, secondo me l'abbiamo fatto meritatamente e poi siamo andati in vantaggio e secondo me abbiamo dato prova del fatto che siamo voluti crescere da quel punto di vista, perché ce lo siamo detti troppe volte, magari siamo andati in vantaggio e come squadra non siamo riusciti a mantenerlo. E oggi abbiamo fatto un passo in avanti in quello e siamo contenti, ma sempre affamati. Sapevamo perché i rigoristi siamo io e il Bomber, oggi magari toccava a me, ero contento, c'era mio padre, sapevamo che c'era un portiere che ne ha parate un po' di rigori quest'anno. E niente, era un momento della partita dove poi ho pensato di calciarla forte centrale, è andata bene, però ripeto, il merito è di noi che l'abbiamo voluto, ci cioè abbiamo creduto perché il secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo corso, Chiaro. abbiamo pressato, abbiamo creato e poi è inutile dire che poi la differenza purtroppo la fanno gli episodi, è stato bravo Luca a Chiaro. prendere lo suo rigore per poi vincerlo. Ma sicuramente contenti della vittoria, siamo andati in svantaggio e siamo rimasti uniti, abbiamo continuato a giocare, forse il vantaggio ci ha dato una scossa in più perché il primo tempo magari secondo me è stato un po' sottotono, comunque abbastanza contratti, poi ci siamo sciolti e dopo il pareggio secondo me abbiamo legittimato la vittoria nel secondo tempo, quindi siamo contenti per l'episodio che ha portato al rigore, è stata una grande azione, siamo contenti. Ma io ti dico, a me giocare di sotto due attaccanti così mi aiuta per le mie caratteristiche, ho sempre una palla giocabile o dalla zona centrale oppure da loro, quindi che mi puliscono i palloni e posso puntare la linea e per le mie caratteristiche è fantastico giocare con due giocatori così, quindi sto da Certo. Dio in mezzo a loro due, Sì, abbiamo fatto una grande partita di squadra e si vedeva che volevamo riprenderci quello che abbiamo perso le ultime due giornate e tutta la squadra ha fatto una gran partita, da partire da dietro anche davanti, ci siamo sacrificati tutti. L'unico lato negativo per me è potevamo fare più gol, Certo. potevamo chiuderla prima perché avevamo avuto le occasioni. Però l'importante è aver portato i 3 punti a casa, magari con la Fezzanese abbiamo avuto, è finita 2-2 rischiando molto meno e oggi magari che meritavamo di vincere con più gol, con un margine più alto, Certo. finisce 1-1. Il calcio è questo. Sì, sicuramente le occasioni per farti gol ce l'abbiamo avute. Il secondo tempo è stato giocato contro sole, a volte facevi anche Sì. fatica a vedere una giocata e poi abbiamo giocato contro, secondo me, Certo. uno dei portieri più forti della categoria, un signor portiere, ha tolto due o tre scogli che magari potevano permetterci di chiudere la partita prima, ma tante volte anche la sofferenza finale ci dà la consapevolezza che per portare a casa dei risultati bisogna soffrire. Abbiamo fatto tutto insieme e ne siamo fieri di questo. Nel primo tempo siete stati un pochino ingabbiati, diciamo, dall'atteggiamento del Gozzano che è stato bravo ad addormentare un po' la partita, specie nella fase centrale. Cosa è cambiato nella ripresa? Perché poi ci siete stati solo voi in campo, di fatto sulla tre quarti avete creato davvero tanto, anche il centrocampo è salito in cattedra. Cosa è scattato un po'? Cosa avete cambiato per alzare i giri? Diciamo che secondo me il primo tempo, secondo me siamo partiti anche bene perché poi nella pressione l'abbiamo fatta anche bene secondo me. Poi purtroppo ci sono anche gli avversari, venendo da due risultati non bellissimi, come ha detto Edo, magari eravamo un po' contratti. Poi purtroppo in una partita ci sono tanti episodi, quando vai in svantaggio cambia la partita, poi la pareggi, c'è quella fase di stallo di nuovo. Secondo me il primo tempo ci è servito per rimetterci a posto un attimo, capire dal punto di vista tattico che secondo me ne avevamo, siamo stati bravi con la pressione in avanti perché poi non l'abbiamo mai più fatti giocare e secondo me quello che ha fatto un po' la differenza è che mentre il primo tempo
forzavamo un po' troppo il possesso, la costruzione dal basso. Il secondo tempo andavamo diretti su noi tre, e andando diretti su noi tre, secondo me loro sono andati in difficoltà. Questa è la lettura che io do alla gara. Che il mister nel primo tempo ha detto: quando è così, saltiamo piuttosto il centrocampo, andiamo diretti, e avendo secondo me più peso in avanti, potevamo, e secondo me non abbiamo messo in Anche in uscita senza palla abbiamo senz'altro alzato un Scusate, pelino bravi ragazzi, il nostro baricentro. Guardate il bene, protagonista di questa squadra prima, vieni perché. qua, ragazzi, No, vieni io mi qua, guardo, ragazzi, vieni io qua. mi guardo prima la cosa, perché la giocata migliore dell'anno per ora è sempre quella del Lo presidente. diciamo mica scorsa. Vieni qua, No, io Mi sono servito 10 minuti. Pensavo alla vita che si sia potuto fare una partita a giocare con i vostri piedi, finisce dicendo che senz'altro abbiamo aumentato secondo me la pressione in avanti provando a rubare palla più alti e ne abbiamo beneficiato perché non riuscivano più a uscire nel secondo tempo, quindi secondo me abbiamo trovato più continuità offensiva. Un'ultima curiosità, dalla tribuna, visto che vi siete guardati al momento della battuta del calcio di rigore, chi ha deciso chi doveva andare su dalle Lasciamo sette perdere, scale? non dire. Questi sono segreti nostri, no? Abbiamo deciso prima di Ci trovare. siamo guardati perché mi ha dato un consiglio di come calciare. Ti posso dire una cosa, scusa, chiudi il microfono, sono cazzi loro. Non sapete neanche le Ci siamo guardati cose. perché. Ah, perché abbiamo un attaccante che guarda il portiere, quindi no, lo conoscevo, l'ho guardato perché mi ha dato un suggerimento. Diciamo così. Noi avevamo fame, abbiamo detto di andare a spingere.